Buon pomeriggio e benvenuti a Bistro Quattro Zampe. Allora, l'altra settimana abbiamo approfondito un argomento molto importante che è ovviamente quello del carattere del cucciolo e del distacco. Oggi abbiamo allargato l'argomento grazie al valoroso aiuto dei nostri ospiti, in particolare a Giorgia Gentile, comportamentalista, se no Marina mi tira le orecchie. Marina Grossi, la vediamo, eccola qua. Che sta giocando con questo cagnolone, adesso vi spieghiamo il perché, è la nostra Carmelita Bellini. Buonasera. Allora, prima cosa da dire, Carmelita, lui, perché lui? E c'hai ragione, lo stavo dicendo adesso. Allora, lui è un simil cocker, abbiamo Sì, detto. al 98%. Ed è un cane smarrito, dove l'hai Sì. ritrovato? Un signore di Pescara lo ha recuperato vicino a Navelli. E siamo alla provincia dell'Aquila. Lui si è anche mosso, ha chiamato la polizia municipale, però non c'erano denunce per questo cane e quindi lo ha condotto a Pescara dal suo veterinario. Un attimo, io chiedo a Maurizio di fare un primo piano perché così almeno cerchiamo di far girare l'immagine, appena lui lo so che non si è girato, però ci proviamo, perché questo cane è stato smarrito, cerchiamo i suoi proprietari, se qualcuno sa che è stato smarrito, un cocker, simil cocker maschio. Hai detto i Navelli? Giovanissimo, sì, piana di Navelli, Piana di circa un anno e Navelli? mezzo, niente di più. Questo è il numero di Carmelita per chiunque avesse segnalazioni da fare, dove, insomma, se sa che c'è un padrone che lo sta cercando, perché ovviamente il cane è molto lontano da dove è stato ritrovato, perciò, insomma, immagino anche la difficoltà. Però la pagina Facebook del Dog Village di Montesilvano pubblica la foto del cagnolino, perciò Lo metteremo ovviamente a stasera. livello virale via Facebook girano le foto per cercare i padroni. Dopodiché, insomma, l'importante è, ovviamente questo è un cane domestico Sì, è un perché. cane domestico perché il dottor Palumbo, il veterinario, che l'ho ospitato la prima notte, ha raccontato che la prima cosa che ha fatto lui è andato a dormire sul letto. Quindi abbiamo un cane certamente di casa, non un cane che va a caccia, e saremmo veramente felici di restituirlo al proprietario. Perché ovviamente questo è un cane che è abituato a stare in famiglia, perché Sì, voi dovete sì. sapere che appena è arrivata a TV6, Carmelita si stava prendendo un tè caldo, abbiamo lasciato un attimo il guinzaglio, lui è andato a fare la perlustrazione di tutta TV6 e praticamente è entrato sulle stanze, hanno usato tutto quanto, ha controllato chi c'era e cosa faceva in tutte le stanze. Marina l'ha spiegato molte volte, questa razza di cane ha bisogno di fare lunghe camminate perché loro si scaricano, per così dire, anche semplicemente con l'olfatto. Loro hanno bisogno di annusare, vero Marina? Sì, lì è anche creare esperienze olfattive, per esempio, soprattutto quando c'è brutto tempo. Essendo una forte vocazione di razza, il cocker è un cane che solitamente da caccia alla beccaccia. E quindi stana dei cespugli, visto che noi siamo assolutamente non cruenti, anche riuscire un po' a convogliare il suo fiuto in dei giochi che lo coinvolgano in tal senso lo può far scaricare in una maniera Come vedete, Marina assolutamente. Grossi è specialista anche in ipnosi di Sì, cani, in effetti perché lui si è ovviamente, tranquillizzato. essendo un cane insomma che credo che possa percorrere lunghe distanze, si annoiava, ha iniziato a far vedere che non voleva stare qui perché giustamente non è un ambiente da cani, però noi abbiamo bisogno di farlo vedere e adesso questa è una seduta di ipnosi, come potete vedere. In Allora, effetti. lì, lui diciamo che quello che ci ha spiegato Giorgia la scorsa puntata si può vedere. Carmelita è diventata la sua base sicura helper, cioè in una situazione in cui è lontano Vabbè, dal suo dalle nucleo braccia, non fa niente. familiare, Ecco qua, dai, lo puoi accarezzare anche un vediamo po' se sta meglio. sulle orecchie. Ecco qua, via. Eh no, Il però fatto è di che baciare. No, fammi cani molto baciare. attivi imparano, e soprattutto i cocker, però questa è la mia esperienza personale, ad avere anche degli atteggiamenti molesti per richiedere l'attenzione, quindi abbaiare molto, saltare addosso. E molto spesso noi gli diamo tanta attenzione quando fanno queste cose e quindi diventano dei piccoli demonietti che sanno esattamente quello che ci dà fastidio e sanno quando farlo. Tante volte un atteggiamento calmo. Cercare di avere un cutoff, che cosa significa? Non dare tanta attenzione quando il cane ci sta abbaiando per chiedere qualcosa, ma riportarlo alla calma e dargliela molto quando il cane è calmo, insegna proprio al cane che la calma vince. E questo sicuramente non sprogrammiamo il cane, sarà sempre simpatico, gioioso e allegro, però capirà che ci sono dei momenti in cui ci si può godere la vita. Si può stare tranquilli, si può sonnecchiare, si può andare a bar a prendersi un aperitivo,
Molto spesso l'obiettivo di un'educazione è anche insegnare a non fare. Oh, guarda che bel primo piano. Sì, perché questi cani imparano a fare tanto, hanno un'intelligenza molto viva. Gli va insegnato che ogni tanto non fare niente è bello. Ah, lui si è trovato benissimo al nostro centro. È libero, gioca con quattro maschi, quindi cose che insomma è un po' difficile, diciamo. Ha socializzato subito, non è questa che ha socializzato, la evidentemente lui no, è... non è questo, è no, questa? Lui non c'è ancora. Ma adozioni, l'hai chiamato ora? Come? Dog Village adozioni? No, Dog Village Montesilvano. Ma può darsi che ha messo adozioni. No, no, ma non c'è... curo io questo. C'è il logo che è diverso, si chiama no, non Dog è Village quello, non è quello. C'è qualcosa che somiglia. E lui non ancora lo mettiamo, perché gliel'ho fatto solo ieri la foto, anche perché è solo 4 giorni che sta da noi, quindi sono certa che riusciremo a restituirlo. Perché è proprio di famiglia, perché conosce il seduto, perché prima lo stava cercando di usare come sì, strategia. Sì, ma lui è bravissimo. Per attirare l'attenzione. Sì, ma anche perché si vede anche dal pelo, insomma, che certo, era tenuto molto benissimo. No, ma secondo me non è andato mai a caccia, un cane domestico. Adesso speriamo caccia che di salsiccia. Tramite questa meravigliosa trasmissione riusciamo a restituire. Noi ci proviamo, perché in alcune occasioni ci siamo riusciti. Sì, e comunque a livello sì. Virale, sai, tante volte le foto arrivano anche lontano, perciò insomma prima certo. Mi raccontavi di un caso che si è risolto grazie a Facebook, perciò sì, sì. È ieri importante. Sera l'ultimo, quindi un pastore tedesco che veniva dalla Spagna, se non ci fosse stato Facebook quel cane non sarebbe stato di nessuno, perché aveva un microchip non nostro, non italiano. E quindi e invece l'abbiamo risolto. Allora, a questo punto, siccome Marina e Giorgia, insomma, io ho chiesto a Giorgia di tornare perché è bravissima, perché insomma ci ha insegnato, spiegato con semplicità e ci ha appassionato anche su quello che ha detto, hanno approfondito un argomento sotto due punti di vista, partendo, mi hanno spiegato, non dal cucciolo, ma ancora prima. Perciò, chi vuole iniziare delle due? Perché voi avete due cose differenti. Allora, puoi iniziare da due, perché ci spiega proprio cosa accade, stile quark. Stile quark, allora cominciamo dall'inizio. Da prima, m'hai detto. Anche da prima, sì sì. Cercheremo di dare qualche punto che permetterà di illustrare l'importanza anche delle fasi, addirittura prima della nascita, il lavoro che si può fare sulla mamma, molto semplicemente e molto rapidamente, per poter poi avere dei vantaggi anche sul cucciolo e sui cuccioli che nasceranno. Allora, per parlare di questo ci avete portato insomma un filmato, perciò immagini. Iniziamo con il filmato di Giorgia, vediamo insomma quello che ci dice. Si riferisce a una cucciolata della mia cagnolina e questo è il cane adulto. Cosa vuol dire nascere cane? Non vuol dire diventare cane, perché è un lungo percorso che il cane deve fare. Questa è una femmina in gestazione e a partire dal 45esimo giorno circa di gestazione è importante anche stimolare la mamma in modo positivo, intanto farle vivere una vita serena, perché il cucciolo subisce tutti gli influssi ormonali, emozionali che la mamma vive. Come gli esseri umani. Esattamente, cioè, come gli esseri umani. Mi togli una curiosità, io non me lo ricordo, quanto dura la gestazione di un cane? La media va dai 55 ai 63 giorni, dipende da come si contano. Mesi. Sì, un paio di mesi, sì sì sì. E il primo mese in realtà non si vede quasi nulla, poi a partire dal secondo mese comincia la crescita proprio della pancia, perché i cuccioli accelerano il loro sviluppo. Quindi è importantissimo assicurare alla femmina un, diciamo così, un ambiente sereno e poi cominciare un lungo percorso con i cuccioli. Questi sono alcuni esercizi, sembrano cose un po' strane, però in realtà, visto che l'impressione precede l'espressione, cosa vuol dire? Che il sistema nervoso, come abbiamo detto l'altra volta, dei cuccioli è fortemente immaturo. Li facciamo vivere anche quando addirittura hanno ancora gli occhi chiusi, per cui qualcuno dice assolutamente sono degli esserini senza nessun tipo di emozioni, eccetera. Tante piccole esperienze sensoriali che lasceranno un segno profondo nel loro sistema nervoso. Tipo? Allora, l'altra volta abbiamo detto che il sistema nervoso dei cani si sviluppa moltissimo fino al quarto mese di vita. Tutte le esperienze, quindi tutto ciò che sentono, toccano, annusano, tutto ciò che vedono e conoscono in modo positivo stimola il loro sistema nervoso centrale e favorisce la funzionalità di più cellule possibili, per cui tutto quello che imparano molto precocemente gli permetterà di avere una plasticità, quindi la possibilità di apprendere tante cose anche dopo e di recuperare anche situazioni patologiche.
Questi sono sempre i miei cuccioli in situazioni un po' di gioco. Offrirgli un ambiente molto molto stimolante nei primi 60 giorni è fondamentale per quello che dicevamo, per la stimolazione neurosensoriale. E poi l'utilizzo anche di adulti oltre la madre che gli permettono di socializzare correttamente e imparare la comunicazione. Oddio. La socializzazione secondaria, questo è un periodo sensibile molto importante, qui ci sono delle occhette, ma anche un'altra specie, quindi il cagnolino col gatto, piuttosto che con la specie umana, quindi la socializzazione secondaria riguarda la conoscenza positiva delle altre specie, umana compresa, ha bisogno di tanti modelli, perché il cane magari vive solo con un proprietario, può essere una donna o un uomo, non è detto... abituato a vedere tutto il resto. Esatto, quindi non riconosce, a differenza degli altri cani, tutti gli uomini come diciamo così, persone positive, quindi potrebbe avere per esempio delle paure o delle difficoltà. E poi l'importanza, questi sono tutti cani adulti, ma anche nei cuccioli, nonostante ci sia sempre la diatriba, facciamo uscire il cucciolo alla fine del ciclo vaccinale invece molto prima. Allora, una cosa che mi sento di dire è che in realtà non c'è nessuno che quando ha dei cuccioli molto piccoli, quando rientra a casa si cambia le scarpe, i vestiti, si lava le mani, quindi assolutamente non porta nessun tipo di virus potenziale a casa. Non lo fa nessuno, quindi anche se li teniamo a casa aspettando che finiscano il ciclo vaccinale, in realtà facciamo perdere ai cani un grosso periodo che è quello sensibile, soprattutto dal punto di vista sensoriale, che va dalle 3 settimane ai 4 mesi. Io devo dire che Giorgio è veterinario, quindi quello che dice ha un fondamento, perché io ho detto comportamentalista, ma fondamentalmente parte come veterinario. Sicuramente, sì. E è importantissimo appunto non perdere questo periodo, perché altrimenti poi le esperienze che farà successivamente potrebbero non essere appunto sufficienti, anche, scusate la ripetizione, a favorire una corretta socializzazione. Domanda per te, a che vuol dire farli crescere in un ambiente stimolante nei primi 60 giorni? Qual è? Allora, l'ideale sarebbe poterli avere a casa, quindi in un ambiente casalingo. Nell'allevamento classico è già problematico, perché se sono cani che andranno a vivere in un appartamento, naturalmente possono già sentire, vivere quello che è la quotidianità all'interno di un appartamento, di una casa, quindi l'avvicendarsi di persone, magari organizziamo delle cene per i nostri cuccioli, io l'ho fatto quando ho avuto la cucciolata in casa, per permettergli di conoscere persone di diverse età, colore di capelli, barba, cappelli, cappotti, esatto, tutte quelle cose che poi rivedranno, i rumori di una casa, che magari in campagna è un bellissimo posto, ma se vivono all'aperto non li sentono. E poi appena raggiunta un minimo di capacità motoria e sensoriale, li portiamo anche fuori questi cuccioli, quindi facendogli vedere, giocare, offrendogli anche dei giochi che permettono appunto l'esercizio fisico, quindi anche oltre che i sensi, anche l'esercizio fisico, e la madre che permette a loro di poter conoscere il mondo che li circonda in modo positivo. Io devo dire che tra i vari cuccioli che ho avuto, tutti i veterinari mi hanno detto quella storia che tu hai detto adesso, cioè certo, non portarli fuori prima di aver completato il ciclo di vaccini, e soprattutto il pericolo è insomma quello che loro vadano a annusare. Però noi, ripeto, camminando per strada tutti i giorni, in realtà possiamo essere dei vettori passivi di quello che può rimanere per strada. Esatto. Quanti perciò sì. Insomma, perché questa è una cosa che per me è nuova, cioè tu hai messo in pratica queste cose con i tuoi cuccioli? Assolutamente sì. Non è successo niente? No, non è successo niente, lo consiglio, comunque l'ho sempre consigliato sia prima quando avevo anche l'ambulatorio, sia ora che mi occupo solo di medicina comportamentale, di valutare naturalmente il posto dove si porta il proprio cane, cercando di farlo entrare in contatto magari con cani di amici vaccinati, oppure di frequentare posti dove non ci siano tanti randaggi, che quindi sono poverini, meno controllati, solo per questo. Però il vantaggio delle loro esperienze se lo porteranno per tutta la vita, il rischio di contrarre malattie infettive non è così alto, e già dopo la prima vaccinazione abbiamo una buona copertura anticorpale, che già con la seconda insomma diciamo è ben completa. Ma io ti dico questo perché tempo fa, forse era settembre-ottobre, abbiamo insomma al parco dove ci incontriamo con tutti gli altri padroni di cani, una signora arriva con un, aiutatemi, qual è il beagle, sì, un beagle cucciolissimo. Al che le abbiamo sconsigliato di portarlo perché insomma era talmente piccolo che non aveva finito tutti i vaccini. Abbiamo detto insomma di stare attenta, per di più sai che l'erba sempre è bagnata, e lì l'idea è che comunque è un cucciolo che non ha delle difese, con degli anticorpi così forti da poter sopportare, non so, di avere il pelo bagnato, di
Invece non è così, ci poteva stare. Sì, magari. Poi ce l'ha portato uguale. Però. Certo, magari scegliendo gli orari più caldi rispetto, insomma, la mattina presto, la sera tardi, facendo un minimo di attenzione, è sicuramente un'esperienza sociale molto importante. Abbiamo visto anche nei video della scorsa puntata quanto sia fondamentale poter apprendere la comunicazione canina tramite gli altri adulti che gliela insegnano. Facciamo il dopo... ritratto degli d'amore che c'è in questo momento. Questa è la storia di Maometto della montagna. Voleva avere la completa attenzione di Carmelita, l'ha ottenuta. Poi dice che i mariti sono gelosi, Carmelita. Occhio al microfono. Ecco, lui adesso praticamente avrebbe vinto il capriccio, vero? Sì, il fatto è che, vabbè, noi adesso siamo in una situazione in cui non è possibile fare determinate cose, però pensate che ogni volta, soprattutto un cane come lui, che si vede che non lo fa per insicurezza o per bisogno di prossimità, per paura, riesce a trovare a escogitare comunque dei modi per avere attenzione, quelle strategie verranno usate sempre di più e abbandonate delle altre. Quindi è molto utile, non adesso perché non siamo in situazioni, però cercare di far capire al cane che determinati modi di approcciarsi non porteranno alla risorsa che per il cane è più grande, che è la nostra attenzione, perché tutti dicono i premietti, il cibo. In verità si potrebbe fare anche una semplice educazione, sarebbe molto più lunga, semplicemente con la nostra attenzione, la nostra vicinanza e il nostro contatto. Sicuramente con un cane del genere sarebbe bello fare un percorso che lo porti a capire che se sa chiedere ottiene molto di più. Poi è normale, essendo un cucciolone giovane, diciamo che una buona approssimazione dai 80 volte su 100 si chiede in una maniera, ogni tanto. Ma non pensiate che io al canile faccio questo? No, io l'ho visto, il canile neanche si fa avvicinare. Io neanche li guardo. Però diciamo che secondo me bisogna trovare un punto. Io vabbè torno proprio adesso, stavo proprio parlando di questo perché alla fine la mia tesi all'università è stata proprio sugli interventi educativi in canile e ho riletto molto materiale che avevo. C'è un pezzo proprio di un libro che ha scritto Luca Spennacchio, come diceva, come i contatti tutti i giorni insegnano ai cani come comportarsi, quindi devono avere attenzione, devono imparare semplicemente come ci si comporta. Poi lui Carmelita abbandona la guerra. Sì. Abbandonala. Poi lui in quattro giorni sicuramente lui così si comportava, no, mettiamo a riposo. Si comportava a casa, quindi non sono cose che sicuramente hai imparato con te. Adesso penso che stia mangiando la pettorina per evadere. Comunque questa fa parte anche di alcune razze, questa testardaggine, questo desiderio di attenzione. Allora, noi dobbiamo capire che geneticamente determinate attitudini dei cani sono state con coscienza cominciate a essere selezionate nel 500 a.C. Lui sicuramente ha delle vocazioni di razza che sono del cocker. Il cocker non è un cane che lavora sotto segnale del proprietario, come può essere un cane, un retriever ad esempio. Quindi ha un'intelligenza molto positiva. Se mi pongo un obiettivo devo trovare tutte le strategie per ottenerlo. Adesso la pettorina è di impiccio per esplorare. Non c'è niente di più facile che me la strappo, perché se resto in un cespuglio, come è successo al mio cane una volta, che era un segugio, Marley, il mio primo cane mio, e resto impigliato, rompo tutto e ne riesco a uscire. E adesso che siamo nella contemporaneità e quindi non viviamo più in determinati ambienti, interviene l'apprendimento. Quindi si può fare un percorso per bilanciare determinate vocazioni, fargliele appagare in dei contesti e fargli capire, è un po' come scolarizzare un bimbo. In prima elementare nessuno di noi riusciva a stare fermo 5 ore, adesso riusciamo, anche con la mente siamo altrove, però riusciamo anche a stare fermi. A fingere di essere lì, di capire. No, tornando a parlare di quello che diceva Giorgia, mi interessa molto parlare dell'aspetto, insomma, poi non tutti hanno la possibilità di esserci, cioè, quando il concepimento del cane, perché in realtà tu adotti il cagnolino dopo che è nato, quindi non sai bene quello che c'è stato prima, in quel senso. Sì. Ed è difficile che qualcuno faccia fare una cucciolata per tenerseli tutti, no? No. Questo è un po' un invito a chi fa fare le cucciolate di stare dietro al cane esattamente come un essere umano. Cioè, con molta attenzione e molto impegno. Avere una cucciolata in casa non è una sciocchezza. La mamma di solito è molto brava, ma dobbiamo dargli una grossa mano. Anche per esercitare quello che dicevamo l'altra volta, c'è la possibilità di un corretto attaccamento, di una corretta socializzazione, che si crea una referenza materna nei confronti del cucciolo, che sia un insegnante
brava. Quando invece, per esempio, nascono in un allevamento e andiamo a prendere il nostro cucciolo in un allevamento, possiamo cercare di valutare quello che è successo nel frattempo, guardando per esempio se la madre è presente insieme ai cuccioli. Ricordiamo che è importante non separare i cuccioli dalla mamma prima dei 60 giorni. La legge ce lo impone, ma soprattutto il nostro amore per i cani dovrebbe renderlo un punto fermo questo. Io devo dire la verità che di cucciolate ne ho avuto un bel po', insomma, di cani in casa. In particolare in casa solo una, che era quella del Basenji. Perché, per chi non lo conoscesse, è un cane che è grande come un pincher, poco più alto, come grandezza, è un cane di taglia piccola. E, in particolare, lì c'era stato proprio tutto un approccio in cui il cane aveva fatto le ecografie per vedere quanti cuccioli fossero, perché anche lì è pericoloso se sono tanti. Devo dire che per quanto costasse un'ecografia non ci hanno neanche indovinato, perché hanno detto 2/3 erano 4 cuccioli. Perciò tu che stai dietro il cane, che sta dalla notte, dall'alba in fase di parto, poi arrivi fino alla sera e al terzo cane pensi che è finita, vedi che il cane sta giù di nuovo male, perciò insomma stai lì. Devo dire che nel mio caso non erano cani da far adottare e quindi sono stati sempre con la madre, avevano insomma la loro cuccia ed era interna, quindi dentro casa c'era una stanza intera, vivevano con noi così. Dopo il 60° giorno indicativamente la madre non voleva più che gli stessero attorno, proprio non li riconosceva, cioè se andavano a cercare il latte per pigrizia, perché magari il cucciolo va a cercare il latte anche quando ha superato quando ha i denti, per certo. Dire, no? La madre li mandava via. E li ha proprio disconosciuti, perciò in realtà la natura fa da sola. Fino a che serve sta lì. La mamma, fin tanto che non sono svezzati, sta molto a contatto con i cuccioli. Poi piano piano comincia comunque ad avere dei momenti in cui si allontana anche dalla cassa parto all'inizio e poi insomma dal posto dove sono i cuccioletti. Però metterle nella possibilità poi di farli fare insieme delle esperienze anche in esterno, in giardino, piuttosto che in città un po' per volta, è importante perché loro vedono nella mamma un riferimento. Si ispirano a quello che fa la mamma, superano le loro paure, possono tornare dalla mamma per tranquillizzarsi e lei gli dà l'esempio di come si affrontano certe difficoltà. Ecco che non è che la mamma debba stare lì 24 ore su 24, quando cominciano a essere più grandi, se è lei che si allontana, se invece siamo noi che la separiamo magari in un allevamento per pensare a una successiva cucciolata per non, tra virgolette, sfruttare eccessivamente la madre, oppure pensiamo di tenere solo i cuccioli insieme perché così si divertono, in realtà creiamo dei grossi problemi, i cuccioli tra di loro non riescono a darsi quello che diciamo l'altra volta, l'autocontrollo sul morso, sul movimento, è l'adulto che glielo dà. Se non è la madre sarebbe bene. Stavo cercando di ricordare se ci sono stati episodi in cui uno piangeva perché l'altro aveva esagerato, però devo dire la verità non me lo ricordo. È impossibile. Cosa che mi aveva impressionato, siccome erano venuti 3 maschi e una femminuccia, l'ultima era in assoluto quella venuta peggio, nel senso che aveva dei problemi agli occhi perché aveva la patina quella celeste davanti ed era molto molto più piccola di tutti gli altri. Erano stupendi perché erano tutti affettuosissimi, però devo dire che a me ha stupito. Intanto il primo nato, che è quello più grasso in genere, è quello che ha fatto da capobranco sempre a tutti i cuccioli. Però loro tra di loro non hanno mai litigato, giocavano e basta, non hanno mai litigato essendo anche tutti maschi. Quello a me mi ha stupito perché comunque sono tutti maschi insieme. Certo, però la mamma magari in quel caso può essere stata una buona mediatrice. Noi non li abbiamo mai tolti perché fino a che, cioè noi ci siamo accorti solo che quando erano cresciuti saltavano fuori, andavano in giro, la notte ridormivano là. A un certo punto però la mamma non voleva stare più con loro. Cioè se ne andava proprio. Sì, sì. Cercava i suoi spazi, anche perché, come hai detto tu, una volta che hanno i denti possono essere anche, diciamo, così dolorosi. Esatto. Mia mamma insegna anche a gestire questo tipo di frustrazione. Il contatto sì, ma devi imparare, come per esempio in questo caso lui, il poverino, è un po' stressato, a stare tranquillo anche. Allora, infatti adesso noi, siediti Carmelita, adesso andiamo in pubblicità. Allora, come abbiamo detto in altre puntate, come riconoscere lo stress del cane, Marina ci aveva fatto una bella descrizione che era il naso, la respirazione, Sì, lui adesso è anche molto frustrato. La frustrazione è vorrei fare delle cose che ci stanno impedendo. Anche questo è un obiettivo dell'educazione di base. Occhio al microfono. Cercare comunque di riuscire a far tollerare ai cani giovani tutti dei livelli di frustrazione che purtroppo con la vita che facciamo tutti i giorni devono essere allenati a sopportare. Allora, noi adesso ci separiamo per un attimo di pubblicità, lo liberiamo così finiamo insomma con la sua frustrazione e tornate qui a Bistro 4 Zampe.
Bentornati alla seconda parte di Bistro Quattro Zampe. Abbiamo liberato il nostro cocker perché giustamente ha detto: io sono fatto per fiutare, per camminare, io qua fermo, col guinzaglio non ci voglio stare. Per questa volta va bene, a casa no. Sì, anche perché Roma non fu costruita in un giorno, quindi va chiedere. Beh. Tu inizi a fare come Luca Pennacchi e Marchesini, che scrive delle frasi un po' così. Ma intanto vogliamo capire se questo cane è adatto in appartamento, allora, o richiede il giardino. Secondo me sì. Allora, io personalmente, tranne per rarissimi casi, credo poco nel cane che necessita nel giardino. Il cane necessita di uno stile di vita più o meno attivo, perché comunque contate che liberare un giovanotto del genere in un giardino, ti chiamano dopo una settimana e fa: mi ha scavato tutto, ha preso i fili della luce, si è mangiato tutto, oh, c'erano due faretti, io non so come ci è arrivato, ha smontato anche quelli. Mentre in casa? E ha rivenduto i pezzi. Allora, in casa invece c'è il fatto che le sue motivazioni sociali possono essere appagate. Quindi noi è un cane fortemente prosociale e può avere un appagamento di questa sfera di bisogni molto più ampia. Ha bisogno di una persona che gli insegni che ci siano delle routine. Poi può darsi anche che abbia trovato una vita casalinga, lui capisca che non si è sempre con lui, si esca, si ritorni. Certo, c'è movimento. Che ci sono comunque degli step, che riposi. Adesso qui è veramente portato. Però posso dire anche una cosa, che io questo l'ho visto con il cane di mia madre, che a casa sua fa in un modo da me. Quando il cane cambia ambiente non è quello il suo comportamento. Sì, cioè vedere questo cane con noi, lui sa che questa non è casa sua, si comporta da cane spaventato. Quello sì, secondo me lui non è spaventato, anzi è molto felice di essere qui, è molto incuriosito. Sì. Sicuramente. La sua era una fuga. Sì, lui voleva guardare dappertutto. Sì. Sì. Però lui ha questi tratti caratteriali che vanno gestiti. Quello che mi sento sempre di sottolineare è che in una logica contemporanea e moderna di educazione, noi dobbiamo insegnare ai cani a essere inseriti nella nostra vita. Quindi gli si può insegnare anche a si fa proprio educazione alla calma, essere più calmo, a tollerare più la frustrazione, a capire come chiedere le cose. Lui già aveva iniziato questo percorso perché ha fatto 2-3 seduti per provare a attirare l'attenzione, poi visto che nessuno lo guardava ha cominciato a saltare, ha provato un'altra strategia. Per avere attenzione. Sicuramente un cane giovane, soprattutto in determinate fasce razziali, ma tutti i cani giovani hanno bisogno di una vita attiva. Allora Marina, adesso noi abbiamo anche un altro filmato, che stavolta invece ce l'hai portato tu. Di che cosa parla? Allora, è sempre sul cucciolo. Io volevo un po' far vedere, ed è anche parzialmente autobiografico perché ci sono molte foto del mio cane, tanto per cambiare. Ma questo non è il mio cane perché non ho avuto il piacere di conoscerlo così piccolo, ma è una cocciolata di Jack Russell che ho seguito dalla pancia della mamma fino ai 2 mesi di età. Con Carmelita stavamo sottolineando il fatto che avere una cucciolata è un lavoro pazzesco. Io devo dire che questa qui è Fendi e la sua proprietaria Roberta, l'abbiamo il proprietario avuta qui. Pier Giorgio, si sono dedicati tantissimo. Non è un obbligo avere una cucciolata, e se si sceglie si deve fare con un certo criterio. Questo è un programma che si chiama Prime Orme, che sono una serie di manipolazioni e una serie di esperienze precoci che forniscono al cucciolo tutta una mappa del mondo e quella stimolazione sensoriale e del sistema nervoso che ci diceva Giorgia. Io l'ho portato anche in canile e spero che le volontarie del canile che guardino Bistro capiscano quanto è importante per un cucciolo di canile avere esperienze con oggetti di uso quotidiano, avere esperienze con altri cani, avere esperienze con le persone, invece questo è mia. Avere esperienze con l'ambiente. Mia qui è molto giovane, non è piccolissima, però come vedete l'ho portata in un ambiente in cui poteva conoscere tante persone diverse, che erano i miei compagni di università, quindi io sono stata molto avvantaggiata. Tanti cani diversi. Io in questo ero molto coadiuvata dai miei veterinari, perché comunque è situazioni diverse. Questo è il centro commerciale di Teramo, in cui comunque siamo a Bershka, ho fatto anche pubblicità, e anche specie diverse dalle sue. Io ero molto in partnership con il mio veterinario, che lo chiamavo ogni giorno a dire: devo stare attenta in dei punti, e ci sono dei focolai di infezione, e ci sono comunque delle cose a cui devo prestare attenzione. Allora, qui la vedete in una borsa esausta e al mare. Naturalmente il cucciolo ha bisogno anche di riposo, quindi vanno rispettati tantissimi i suoi tempi. Io portavo sempre una borsa con me, proprio perché quando era stanca di queste situazioni la facevo restare nella borsa. Allora, questo qui, questo biondo è Marley, che è stato il primo cane mio, che era un po' il vettore di Mia nei confronti della socializzazione con gli altri cani.
Posso dire che questo video sembra quelli commemorativi quando qualcuno scompare. Metti un'angoscia pazzesca. Allora, questa qui è sempre la borsa. Regia, io non voglio fare un corso di video perché mi si dicono queste cose, mi farei un no, sembrano quelli quando fanno il totale di tutti i ricordi. E oh, che bello questo, bellissimo. Comunque la cosa che mi sottolineava un pochino, mi premeva dire che il cucciolo ha bisogno di tante esperienze, laddove non riusciamo noi a crearcele. E ci sono dei professionisti che fanno questo, per esempio questa è una puppy class, il progetto di cui parlava prima, si chiama Prime Orme. E cosa succede? Un educatore, un istruttore cinofilo, un veterinario ci possono aiutare a far vivere i primi 2 mesi del cucciolo in maniera arricchita, se siamo proprietari, allevatori, coscienziosi e responsabili che fanno cucciolate, non me ne vogliano, io ho il cane bastardo, lo posso dire, di cani di razza perché di bastardini ce ne abbiamo tantissimi, e da 2 mesi in poi ci può aiutare l'educatore per farlo socializzare con cani giusti, fargli avere delle esperienze giuste, perché il primo anno e mezzo di vita del cane è importante, il periodo sotto i 3 anni è veramente molto molto importante, laddove non riusciamo a fare tutto questo, A, non fare cucciolate casalinghe, B, adottare un cane adulto. Perché comunque il cucciolo ha bisogno di fare questo, non è una cosa opzionale che possiamo fare o non fare. Per avere un soggetto equilibrato il cucciolo ha bisogno di questo tipo di esperienze di cui vi abbiamo parlato. Io devo dire che ultimamente, cioè ovviamente andando in giro a portare a spasso, poi dopo nel mio caso specifico l'allevatore mi ha detto tutte le attenzioni da avere con il cane, perché ovviamente siamo preoccupati di sapere che tipo di carattere avesse, perché ovviamente ti innamori magari di un cane senza sapere, l'abbiamo detto 1000 volte, quali sono le caratteristiche e le necessità di quel cane, perché la necessità del cane si riflette nel padrone, nel tuo stile di vita, nell'impegno che puoi dedicargli, che devi dedicargli, perché ovviamente lui non può aprire la porta e andarsene a comprare le cose o a fare la passeggiata, perciò lì c'è stata tutta un'attenzione dietro. E soprattutto io credo che una cosa importante sia anche osservare i propri cani, avere quell'attenzione di osservarli e chiedersi se ci sono dei comportamenti che possono essere associati a qualcosa. Dopodiché, ad esempio, mi ricordo che quando aveva dei comportamenti particolari Nikita, io chiamavo l'allevatore e gli dicevo: ho avuto questo comportamento. Lui mi diceva: devi dirmi ogni volta che succede dov'eri e cosa stavi facendo, per tirare una somma sull'atteggiamento del cane. Allora, io le circostanze. Io ci terrei però anche a sottolineare che accanto all'allevatore ci sono altre figure, perché comunque l'allevatore può essere formato e non formato in comportamento, paradossalmente. Nel suo caso io sapevo, sì, che era formato. Cioè lì anche un po' informarsi e chiedere, perché comunque ci sono delle figure che passano dal veterinario di base, al veterinario comportamentalista, l'educatore e l'istruttore, che ci possono dare una grossa mano insieme all'allevatore, che a volte cura moltissimo l'aspetto anche morfologico e di tipicità di razza. E in più comunque ogni comportamento può essere anche ricondotto a un bisogno inespresso in quel momento. Per esempio adesso avevamo il bisogno di esplorare lo spazio ed uscire dalla frustrazione, quindi ogni tanto hai ragione, chiedersi perché c'è un problema e anche capire laddove possiamo andarlo a prevenire, non agire sempre solo sul problema, qui succede questo, allora in quel momento faccio quello, ma perché sta succedendo questa situazione? Qui sicuramente era un cane che non aveva un buon autocontrollo, si va a lavorare prima sull'autocontrollo. Cioè lavorare sul sistema è più complicato, perché non sai esattamente qual è la sua età, non sai la sua storia. Però tu sai adesso che lui ha un deficit a gestire la frustrazione, si lavora su quello, ma non sul sintomo, cioè non adesso su bistro, ma chi lo adotterà, certo, in una situazione un pochino più protetta. Noi ci auguriamo di ritrovare il padrone, perché ovviamente sì, è sempre il percorso migliore quello di ritrovare il padrone. Certo. Ti dicevo che sempre, io poi guardo un po' in giro quello che succede, perché mi piace guardarmi intorno, perciò un po' il comportamento dei miei cani quando andiamo in giro, se si comportano bene, se cambiano il loro carattere, perché poi il terrore è sempre quello che crescendo abbiano un carattere, no? Che può diventare, insomma, quello non si corregge più dopo che diventano adulti, perciò mentre vai in corsa cerchi di tenerlo, di addolcirlo e di controllare tutto quello che in loro fa scaturire una reazione, non so, delle cose buffe anche che fanno. Andando al parco e andando a passeggiare ci rendiamo conto, insomma, di si mette sotto analisi un po' ogni cane, purtroppo poi succede anche quello, perché alla fine sembra un laboratorio di analisi quando è al parco. E devo dire che io come al solito ho fatto un video anche questa settimana. Intanto vorrei dire che non so per quale ragione, ma questa settimana non solo Kiki, che tu adori, non voleva uscire di casa,
Cioè è stata vestita, tu già in teoria quando dici andiamo, già si veste da sola e esce, no? Non vede l'ora. È stata vestita, si è girata e è tornata a letto. Non aveva voglia. Ma non solo quello, quando siamo andati al parco, che c'erano tantissimi altri cani, si batteva una fiacca, non c'era voglia di fare niente, nessun cane voleva fare niente. Mentre in genere c'è chi corre, chi salta, chi morde, chi si rincorre, come abbiamo visto nell'altro video, ci sono dei giorni in cui tutti i cani hanno lo stesso atteggiamento, vuol dire qualcosa? Io devo dire che ultimamente, però è una mia deduzione, ho anche questi atteggiamenti alla scuola cinofila, sono dati anche dagli sbalzi di temperatura. Ah, perché era molto caldo quel giorno, sì, rispetto al normale. Ma poi non so, il giorno prima era molto freddo, due giorni prima molto freddo, freddo, caldo, queste mute che non riescono a fare del tutto. Ah. Il fatto che sentono la primavera, ma poi questa primavera tarda ad arrivare, per citare Franco Battiato, non... romantica Marina Grossi. Però ogni tanto i cani hanno dei sensi molto diversi dal nostro. Hanno l'organo vomero nasale, riescono comunque, hanno comunque delle vibrisse su tutto il corpo, chiamano fra virgolette perché non sono proprio, hanno un'altra funzione molto simile a quella delle vibrisse dei gatti. Noi non riusciamo a capire come stanno percependo l'ambiente e soprattutto hanno una gestione molto più consapevole della nostra e dei cambi di stagione, dei ritmi circadiani. Quindi quando si sfasa qualcosa, spesso si sfasa anche il comportamento dei cani. Che avevo associato il fatto che avevano questo comportamento le mie, ma quando sono andata al parco ho detto ce l'hanno tutti. E quindi tu, e questo lo spieghi nello stesso modo, nel senso Sì, sicuramente hanno delle capacità sensoriali che non sono extrasensoriali, sono diverse dalle nostre, sono più acute, per cui magari la piccolina aveva potuto sentire rumori oltre che odori o feromoni che arrivano anche a chilometri di distanza, che per noi sembra impossibile, ma loro hanno questa acuità sensoriale incredibile che fa cambiare anche il comportamento molto rapidamente, soprattutto la percezione dei feromoni, anche perché l'organo di Jacobson è in diretto contatto proprio col sistema nervoso centrale, col sistema limbico, quindi anche le emozioni cambiano all'improvviso e si possono avere delle reazioni comportamentali, tra virgolette, incredibili e improvvise. Una cosa che volevo aggiungere a quello che hai detto prima, sempre ricollegandomi al ragionamento di Marina, che il carattere di un cane, insieme alle motivazioni e alle vocazioni che ci sono, diciamo, geneticamente trasmesse, si costruisce passo per passo. Io penso che si debba abbandonare l'idea che il cane possa improvvisamente cambiare carattere. In realtà noi lo costruiamo un po' per volta. Quindi se abbiamo riscontrato dei problemi durante la crescita, bene, vanno affrontati, oltre che con figure professionali particolari, magari stilare direttamente un programma di educazione. Però se abbiamo fatto un percorso corretto, ci possono essere dei momenti in cui delle problematiche che possono venire alla luce, ma in realtà poi tutto viene ricondotto nel nostro percorso. Perciò assolutamente sempre il cane, non aspettare la fine, insomma, di una situazione, perché quella può danneggiare tutto quello che hai fatto prima. Aver avuto delle accortezze per non far diventare un cane aggressivo e renderlo molto socievole. Certo, lavorare sulla socializzazione, sull'autocontrollo, sulla gestione della frustrazione. E sottolineo ancora di più, ma con forza veramente, quello che dice Marina, la differenza tra il controllo sul cane, che molto spesso l'addestramento classico impone anche un certo tipo di educazione, dal dare competenze al cane, quindi dargli proprio delle cose che gli rimangono, degli strumenti di cui può servirsi costantemente, lavorare sul problema quando abbiamo un cane aggressivo piuttosto che un cane fobico, quindi sulle sue paure o l'aggressività in realtà focalizza il problema, perché esercitiamo ancora di più quello che può essere un comportamento in quel momento ossessivo, perché il nostro sistema nervoso funziona così, più esercito un comportamento più quello diventa preponderante, quindi non lavorare sul problema ma lavorare su altro, su competenze, su lavori che poi gli possono dare delle armi. Ci possono dare delle armi, perché è sempre tramite la nostra relazione col cane che affrontiamo le cose. Allora adesso, per farvi capire insomma visivamente quello che ho visto, ieri era stata una giornata molto calda rispetto insomma ai giorni precedenti. Devo dire, era una di quelle giornate in cui ti toglievi il cappotto se stavi al sole, e abbiamo notato insomma che i cani non si sono dati da fare come al solito nel gioco. Perciò insomma sembrava un reparto di vecchietti che non riuscivano a deambulare normalmente. Cani di tante razze diverse, perciò quella era la curiosità. Abbiamo fatto un piccolo ritratto della giornata, vediamo il video.
walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. I love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. È stata una mattinata proprio dove venivano imboccati a giocare, proprio il niente. Ma beati loro. Beati, infatti vedi la musica, era beati Dolce Vita. Beati questi cani, non tutti, non tutti i cani hanno. Noi salutiamo tutti fortuna. Quelli del parco perché sono così bravi che portano 2-3 volte al giorno i cani a sgambare, correre, saltare. Poi alla fine non è che lo fanno perché ovviamente uscendo 3 volte al giorno vedono gli amichetti, dicono sì ci siamo visti 3 ore fa, non è cambiato niente. È bellissimo. Però insomma, una curiosità che volevo chiedere proprio a Giorgia è, regia, a un certo punto c'è il pastore tedesco Ares che sta vicino all'Husky, questo qui che sta, questo col pelo arancione, gli mette la testa in bocca, stanno molto vicini. È un rituale che fanno tutti i cani rispetto ad Ares che le hai dato tu, sì. Enrico. Il proprietario è stato molto bravo, Enrico. Carlo, Signor Enrico è bravissimo e lui arriva con i suoi biscotti in tasca, come arriva il signor Enrico, tutti i cani si girano così. Perciò, però quello è un rituale che fanno tutti i cani, tutti i cani maschi, con questo. Mm-hmm. Solo i maschi, con lui. Ecco, vedi? Mm-hmm. Dunque, abbiamo detto, il Casper sarebbe l'husky, questo sì, qua. Sì, sì, sì. Allora, guarda, attorno al muso ci sono una serie di ghiandole che producono feromoni e quello che potrebbe fare, oltre a infilare il muso in bocca, magari ogni tanto provano anche a leccargli le labbra, ok? È un gesto molto antico, che molto antico nel senso, risale alla vita da cuccioli, quando i lupetti leccavano il muso alla mamma che tornava alla cuccia che rigurgitava il cibo. Poi è diventato un rituale sociale quello di leccare il muso al magari il cane più importante, quello che loro reputano un punto di riferimento. Sì. Un punto di riferimento, e lui è quello che si è avvicinato anche a controllare l'ingresso, non mi ricordo se era di un Labrador, quindi gestisce un attimo gli spazi, però è molto rispettato da tutti e fanno questa cosa di è anche un gesto di pacificazione proprio. Lì lei si Freddy è la stalker, no? Sì, perché sì, c'è una storia che tu non sai tra Freddy e Nikita, guarda. Sì, ma sempre in mezzo il piccoletto. Quindi, visto poi che lo fanno tutti i maschi, ma magari le femmine un po' meno, è proprio hanno questo punto di riferimento in questo pastore tedesco. È un gesto di pacificazione, comunque vanno lì a salutarlo e... E piange mentre lo fa, Cioè, mentre mettono il muso in bocca ad Ares, piangono. Mm-hmm. Però vedi lì quello che ci spiegava Giorgio l'altra volta di come è importante avere un buon modello di mamma, perché sicuramente quello è un segnale molto neotenico, cioè relativo al cucciolo. Anche quando i cani guariscono e mettono dei suoni alti, riportano proprio la dimensione a cose che hanno imparato quando erano cuccioli, e solitamente questi più il segnale è del cucciolo più è forte a livello di pacificazione. Esatto. Io una cosa che volevo dire, siccome Ares tu adesso lo stai vedendo forse per la seconda volta, sì, ma noi lo conosciamo insomma da inizio trasmissione perché lo incontriamo al parco,
È un cane che è stato affidato al signor Enrico da Carmelita, era del Dog Village. Io ti volevo chiedere, siccome è molto equilibrato, secondo me, poi questo me lo dite anche voi che lo vedete, a quanto gliel'hai dato? Cioè, quanto aveva Ares quando è stato... Ma il cane io l'ho prelevato da un senza tetto. Quindi il cane viveva con questo signore notte e giorno. Poi lui è stato talmente, diciamo, gli voleva talmente bene che ha pensato bene che dandolo a me gli avrei trovato una vera famiglia, visto che lui non aveva una casa, per cui il cane aveva intorno ai 4 mesi. E fino a 4 mesi era vissuto con questo signore insieme. E tu come lo vedi come cane? Un allora, cane esaltato o un cane equilibrato? Per quel poco che è possibile vedere, naturalmente, che l'ho visto io, si rapporta molto bene con gli altri cani. Poi le immagini che ho visto la prima volta che sono stata qui del canile del Dog Village, ho sottolineato quanto fosse importante la presenza di adulti con i cuccioli, per tutto il discorso che abbiamo fatto anche noi, per insegnare la comunicazione. Anche le esperienze che ha fatto magari i primi 4 mesi con il suo precedente proprietario, quindi per quel che riguarda sia la socializzazione primaria con la sua specie che poi soprattutto quella secondaria con l'ambiente, gli ha dato dei grossi input sensoriali. Tu dicevi i famosi stimoli che dicevi? Ce l'ha avuti, sì, ce l'ha avuti. Poi in canile ha potuto magari coltivare meglio la sua capacità comunicativa intraspecifica, quindi con gli altri cani. Certo, io non sono preparata come te, però diciamo che l'esperienza le vivo quotidianamente. Meno di una settimana fa abbiamo, se si può usare la parola giusta, preso. È un cane che un signore teneva in casa, che gli abbiamo dato noi. Io non ero d'accordo, cioè quando ho consegnato questo cane, lo sapevo che qualcosa non sarebbe andato bene, per cui lui ha insistito tanto e l'ho avuto per 6 mesi, mica un giorno. Il cane è arrivato da noi stressato al massimo. Il secondo giorno il cane stava benissimo. Il quarto giorno il cane è stato adottato e sta meravigliosamente bene. Sta insieme con un altro cane, la signora gli dà attenzioni. E diciamo che bisogna saper scegliere il posto giusto, gli stimoli. E da noi i cani si tranquillizzano. Arrivano stressati e poi stanno bene. Stanno insieme ai cuccioli, cani adulti, ma io riesco a tenere i 5 maschi insieme e non litigano. Una cosa che ci dimentichiamo molto spesso è che il cane è un animale altamente sociale. Ha una socialità eccelsa, ma veramente noi non riusciamo proprio a capirla come dimensione. Molto spesso fa parte di quei bisogni frustrati anche non avere quantità e qualità adeguata di contatti sociali. Poi lì sarebbe anche da fare un ragionamento sui bisogni fisiologici, sullo spazio, sulla figura di riferimento, perché comunque i bisogni dei cani sono complessi. Io devo dire che comunque per quanto riguarda, ho girato un po' di canili, però una cosa importante è che loro gli danno una dimensione umana, cioè, ma mica solo Carmelita, la signora Giovanna e anche chi pulisce. Il cane è il centro dell'attenzione. Poi mi ricordo quella volta che lei era bagnata fradicia, tornata da un recupero, buttata per terra in galleria e tutto. Non è che ha pensato, mi asciugo così non mi viene la broncopolmonite, no? Le fradicia, telefono, chip, mi dici di chi è questo cane, il chip è questo qua, si è asciugata, no? Ha chiamato il padrone per dirgli, cioè il cane è al centro del mondo. Poi quando è finito di mettere a posto tutti i cani pensiamo a mangiare, a lavarci a fare. Questa è una cosa che secondo me il cane percepisce perché ha fiducia di lei, della signora Giovanna, di chi pulisce, di tutte le volontarie. I cani lo percepiscono, perciò non è neanche dire che scodinzolano, entri, come per dire chi è entrato, va bene, si rimettono giù. Oltre a giocare, a fare, cioè c'è una sicurezza per loro, come lui che le saltava in braccio dopo 4 giorni perché lei è il punto di riferimento, ce l'ha chi ha intorno. Questo secondo me, e poi comunque è un ambiente molto grande, non stanno, come si dice in gergo, stipati i cani, perché ha 2 piazzali dove lei tira fuori uno, ne fa correre 10, li rimette dentro, fa uscire gli altri 10. Ci sono le adozioni a distanza di chi adotta un cane, va lì ogni giorno e se lo porta a passeggiare perché non lo può tenere a casa. Io ne ho assistita una bellissima, non sapevo che quel signore facesse questo lavoro qua. Sì. Perciò io lo guardavo perché... E il cane lo aspetta. Lo aspetta, il come lo ha visto. Sereno. È un cane sereno, equilibrato, anch'io sono rimasta senza parole. Come l'ho visto, ha iniziato a saltare perché aspettava che andasse a prendere la pettorina per portarla a spasso ed era il giorno in cui erano venuti tutti i bambini a portare il regalo, avevano messo da parte, avevano venduto dei lavoretti.
con i soldi sono andati da Carmelita e gli hanno detto che cosa possiamo comprare per questi cani, e lei gli ha detto dove andare a comprare le crocchette. E quando le hanno portati quel giorno, questo signore era un sabato, sì, ha trovato tutti questi bambini, perciò non voleva tirarlo fuori perché c'era un momento di caos. E quindi lui se lo guardava perché lo stava aspettando per dire quando andiamo, quando andiamo, quando andiamo. E sono andati a farsi tutto un giro dopo la Warner, insomma. E lui lo fa. E quando ho pensato all'adozione a distanza, in effetti è intelligentissima, perché non lo puoi tenere in casa ma puoi dargli una vita migliore per quel cane, perché comunque si sente amato, sa che c'è qualcosa da aspettare, no? Tutti i giorni. Secondo me fai una buona azione. Infatti ieri sera sono andata via, che erano le 10.30, è venuta una famiglia di Francavilla ed è venuta ad adottare un cane adulto di 4 anni. Te l'hanno chiesto loro adulto? Ma no, loro sono entrati, come sono entrati c'è stato un amore appena vista. E loro si guardavano intorno, era buio, e la cosa proprio che è venuta spontanea da chiedere: ma come mai stanno così in silenzio? Sì, sì, è vero. Erano tutti in silenzio, eppure 4 persone, compreso me, che giravano all'interno. In casa mia questo non accade. Ma neanche nei palazzi. Io a volte me lo chiedo veramente da sola: ma come mai sono così serene e tranquille? C'è il sergente Chichi che già, se tu parcheggi la macchina sotto al piazzale, inizia a abbaiare. Perché... Sì, loro. Eppure torno a dire: io entro, non do importanza a nessuno. Anche se ce ne sono 6 liberi, 6 arrivano al cancello, anche vanno incontro anche alle persone. Faremo delle sessioni di MasterTeam a fare i massaggi ai cani con Carmelita. Sì, dopo che hai ipnotizzato di COVID. No, noi dobbiamo puntare sul patentino. Cioè, secondo me, chi adotta un cane deve avere un corso da voi e anche da altri educatori cinofili. Quello secondo me è una cosa molto importante, la preparazione. Avere Giorgia è anche una fortuna, certo, perché lei ha anche questa doppia anima, cioè nel senso che poi si è formata anche proprio con il patentino veterinario. Io conosco altri progetti. Ma i comportamentalisti non sono tutti veterinari, non è obbligatorio? In realtà non c'è una, diciamo così, una posizione chiara della legge, però visto che dovremmo fare una diagnosi comportamentale, la diagnosi è un atto medico, quindi solo un medico può compiere una diagnosi, perché all'interno di una visita di medicina comportamentale bisogna fare una diagnosi differenziale tra patologie organiche, quindi prevalentemente mediche, che possono dare delle alterazioni del comportamento, e poi valutare le varie entità nosografiche, cioè i nomi e le patologie che possono eventualmente esserci, oppure un problema di frustrazione motivazionale piuttosto che di bisogni non soddisfatti. Io vi dico intanto una cosa importante: Giorgia Gentile le potete cercare anche su Facebook, perché io do sempre i vostri contatti per chi comunque non sa a chi rivolgersi, e è importante anche sapere di chi fidarsi, chi no. Certo. Adesso è ovvio che non essendo una cosa così conosciuta, ci si possa affidare anche a persone che ovviamente non sai che percorso di studi bisogna fare. Io in qualche modo cerco di dare almeno dei punti di riferimento, cioè a chi rivolgersi, chi è, di chi siamo sicuri. Allora, in questa situazione sappiamo che c'è Giorgia Gentile, che riesce a conciliare, lei dice dovrebbe essere sempre così, però lei riesce a conciliare il fatto di essere una veterinaria e di essere anche una comportamentalista, perciò unisce due cose importanti. Marina ovviamente ha la sua scuola dove fa le, fai morire il termine, puppy class, cioè le classi di cuccioli. C'è gente che insomma, che si sappia in giro, che fa le classi con i cuccioli, cioè prende un cucciolo e si va a fare classe per avere un cane assolutamente socievole, disponibile. E poi io credo che sia molto anche l'apporto che ci può dare un cane, cioè sono emozioni splendide. Sì. Fare una classe con i cani e vederli lavorare tutti insieme è una cosa veramente emozionante. Io ne ho seguite due, mi sono emozionata a vedere che bel rapporto c'è. Questa è la pagina di Marina Grossi. Questa foto, il mio cane sembra magro, perciò l'ho messa. Ah, ecco. E poi mettiamo anche quella di Giorgia Gentile, ce l'ha il profilo? Sì. Così almeno riusciamo a dare due punti di riferimento. Il Dog Village, ormai l'abbiamo detto, è l'impossibile, lo sanno anche i sassi, però lo continuiamo a dire perché ovviamente lei c'è ed è un punto di riferimento ed è la storia, insomma, di Pescara, Montesilvano. Ovviamente Ares quanti anni avrà? Cioè tu ti ricordi pure dove l'hai trovata? Sì, sì. No, io dei cani ricordo tutto. Sì, lei è l'anagrafica canina. Sì. L'hanno definita. Questa sì. Con la stazione. Quanti anni fa era? 4? No, di più. Di più? Sì, sì. Ma sembra un giovanotto. Sì, sempre. Sì, no, di più. Comunque salutiamo insomma anche tutti gli amici del parco che fanno uno splendido lavoro. Sì.
perché devo dire che hanno dei cani equilibrati e soprattutto si pongono sempre il problema se il cane sia equilibrato oppure no. Lo osservano, se vedono che il cane può essere un pericolo per qualcuno sono i primi ad andarsene a far posto, se vedono uno che aspetta fuori dicono sto andando via. C'è proprio un'educazione, un rispetto enorme, bello, cioè da respirare. È un bellissimo esempio. Io sì, vorrei ringraziare Ilaria del parco, che è la nostra Ilaria che ha i due aschi sì, splendidi, perché comunque le avevo chiesto delle foto di un comportamento che fa Casper fantastico e mi ha mandato tantissimi scatti molto interessanti. Io vorrei che ci fossero persone come lei che conoscono i propri cani e sanno anche immortalarne nei momenti particolari, perché possono essere ad esempio anche per gli altri. Allora, noi abbiamo proprio finito e sforato tantissimo il tempo, perciò ringrazio tantissimo Giorgia Gentile. Grazie. Marina Grossi e la nostra Carmelita Bellini, e io spero di riavervi insomma tutti. E ricordiamo il cocker da restituire. Sì, riguardatevi la puntata perché ci sono le immagini del cocker trovato da Carmelita a località Piane di Navelli. Guardatevi la puntata, verrà insomma caricata sul sito di TV6 alla pagina di Bistrò, mettete la data di oggi e diffondete insomma le immagini così magari ritroviamo la sua casa. Io ringrazio. Altrimenti lo faremo adottare. Ringrazio tutte le mie ospiti e l'appuntamento con Bistrò 4 Zampe per la settimana prossima. Grazie a tutti.